è arrivato il momento di salpare per Durazzo. Viaggiare per mare è sempre un'avventura. Il mio traghetto è stato cancellato e l'unico modo per arrivare in Albania è condividere una cuccetta con dei simpatici camionisti sull'unica nave in partenza. Le onde che mi hanno costretto a passare la notte in bianco hanno messo a dura prova il lungomare di Durazzo. Vista da qua, Durazzo sembra una gigantesca colata di cemento. Ma sotto questi palazzoni cresciuti troppo in fretta c'è una città con una storia millenaria. Questo museo è molto importante perché qui si vede non solo del Durazzo, ma di tutta Albania. È una città molto antica, si chiamava prima Epidam e Durakium. Epidam è la parte di sopra, l'acropoli, e Durakium la parte bassa, il porto. Venivano da diversi paesi a vivere qui, era una città aperta. Qui in Albania abbiamo tante religioni che vivono molto bene tra di loro. Abbiamo gli ortodossi, i cattolici, i musulmani, anche i bektashian. E vivono molto in armonia tra di loro. Alle spalle del museo c'è il tesoro di Durazzo. Qui incontro il mio amico Gezim. Questo è l'anfiteatro, diciamo la cosa più interessante della città, anche il monumento più grande che sia stato scoperto in Albania. Praticamente qui sopra c'era un quartiere intero, nessuno sapeva dell'esistenza dell'anfiteatro. Nel 66 un archeologo autodidatta ha convinto il potere di sgomberare tutto il quartiere, quindi sono andati via 50 famiglie, 33 case, e ha iniziato a scavare ed è uscita questa cosa qui. Faccio il giornalista freelance, però ho iniziato come scaricatore al porto nel 75, però sono stato fortunato perché sono riuscito ad avere il diritto di studiare, mi sono laureato in archeologia. Ero in una famiglia di quattro fratelli, l'ultimo, e praticamente i tre primi avevano già studiato e quindi mi sono messo a lavorare. Fortunatamente dopo 7 anni mi hanno dato il diritto di studiare a mezzo corrispondenza. Non solo le case, ma anche le macchine ci vivono sopra l'anfiteatro. Adesso ne passerà un'altra, prego. Questa è una zona sismica, è stata danneggiata diverse volte dai terremoti. Però, diciamo, queste gallerie, questo spazio dove tu entri e ti sembra che ci vivi la vita di 2000 anni fa. Da dove entravano i leoni? Ma forse da qui. Il problema è che noi abbiamo solo la metà dell'anfiteatro e quindi non sappiamo veramente cosa succedeva. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمد رسول الله. Durante il comunismo questa non era più una chiesa, giusto? Sì, allora praticamente è stato il 67 che ha cambiato tutto, perché il governo ha voluto che la gente non si rivolgesse più alla religione. Questa chiesa tu hai tenuto uno spettacolo di burattini. Sì, diciamo più di uno spettacolo. Tu entravi qui dentro, ma te ne scordavi il fatto che questo è stato un luogo di culto, no? Nella piazza centrale si tengono le celebrazioni per l'anniversario della bandiera albanese. Se çakan fatë. Po. Se zgjellohet, zgjellohet përpara. Tani non ho capito niente, ma qua vi conoscete tutti. Sì. Centro storico questo. Ma lui è il fratello di uno dei più grandi attori, non soltanto di Durazzo, d'Albania. C'è una luce bellissima. Questo sì, però avrei preferito che fosse stata, non so, un'altra architettura, diciamo. Durazzo è molto conosciuto per i suoi mosaici. E tu vedi in qualcuna parte della città che ci sono queste cose, che si vedono, che si sentono? No. Durazzo è stata la città che ha accolto cioè albanesi da tutte le altre città, quelli del nord, del sud, così, e si è mescolata un po'. E avendo questa cosa, anche se un po' trasformata, e non trova più il suo, diciamo, punto di orientamento. Sentiamo questa mancanza, che cioè non c'è più memoria, e questa cosa ci dispiace. Bisogna cambiare il modo di fare politica e non pensare a come arricchirsi, ma come arricchire questo paese. Fanny Arda, Claudia Cardinale. We hope it didn't rain, but it's raining. Anila è la direttrice del Durras Film Festival, che però da qualche anno non si svolge per mancanza di fondi. In 2008 we opened the Sipar of the festival, and it was wow. It was so great. We saw in that square that was crowded with the people that wanted and loved to come and to see good cinema. Happy, 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 tamam. Happy, happy. Oh, feti, feti. Oh, feti, feti. Të lutem, vetëm një minutë, sa ta mbar. Everybody knows you. You're famous. Let's say a little bit famous. Because I worked after the finished the academy, I worked in a festival, I worked in a television, in our national television for 21 years, and also in radio too. That's my life, and now I don't know, maybe I'm so old. Anila ha un sogno, riportare il cinema in una città che da qualche anno non ha più un cinema. Nella soffitta del teatro sono stipati alcuni dei suoi ricordi più cari. Oh, a lot of memories here and there. But that is the projection. How do you feel? Today?
melancholic, nostalgic, and also angered with myself that I left my baby. My baby is here, and that's it. But let's see. Let's hope that this city merit a lot to do. A big city, because it is a big city. But they needed just a bit sparkling from the culture, a bit sparkling from the cinema, just to wake up. As a, I don't know. La città mi piace molto. È la più vecchia città dell'Adriatico. Luigi. In albanese lo chiamiamo Digi. Digi. È lo stesso. Questi sono in francese, questi sono in italiano, in spagnolo, anche in tedesco, e ci sono vari libri. Gheorghi è la persona che tutti qui a Durazzo mi ha consigliato di conoscere. Regista di teatro, scrittore e poliglotta, ha tradotto in albanese gran parte della letteratura mondiale. Tu traducevi libri anche durante il comunismo? Qualcuno quando loro erano d'accordo. Non tutto era permesso pubblicare. La vendetta è una piaga nazionale da noi. Attraverso uno dei suoi libri scopro il Canun, il codice di consuetudini che da anni regola i rapporti tra le persone sulle montagne albanesi. L'inchiodato è l'ombra. L'ombra è adesso quello che lo segue. E l'inchiodato era una specie di stare in casa, non uscire fuori e essere inchiodato a casa. Se uno uccide qualcuno della mia famiglia e io non mi vendico uccidendo qualcuno della sua famiglia... Era un disonore per la famiglia. Anzi, si diceva che quando andavi in una casa e ti portavano il caffè, non lo portavano direttamente così, ma te lo desci sotto gamba. Se tu non ti vendicavi... Ah, eri una persona non molto ben guardata dagli altri. Non era bene. Ma è ancora attiva questa cosa? Nelle montagne, sì. Questo tuo libro finisce in Italia. Cioè, non finisce in Albania, si uccidono nello stesso momento tutti e due, per dire che... Mi hai fatto spoiling adesso. Mi hai detto come va a finire. Come va? Certo. Tra i molti ambiti della vita su cui si esprime, il Canun prescrive il dovere di vendicare l'uccisione di consanguinei colpendo i parenti maschi dell'assassino fino al terzo grado di parentela. Alla fine del XV secolo, un clan albanese in fuga da soldati ottomani lo portò anche dall'altra parte dell'Adriatico, dove, nei secoli successivi, divenne purtroppo fonte di ispirazione per tutto quello che oggi chiamiamo mafia. Dopo la fine della dittatura, migliaia di persone sono partite da ogni angolo dell'Albania per salire sulle navi nel porto di Durazzo. La città di oggi è la sommatoria di tutti quelli che non ce l'hanno fatta e di chi invece è tornato per fare di Durazzo un posto migliore. Mentre di là dal mare Bari ha ricostruito la sua identità a partire dalla riapertura dei collegamenti con l'Albania, Durazzo è ancora alla ricerca di quello che sarà il suo ruolo nell'Albania che verrà. Sì, sì, mi dica. Martedì 19, che ora? Quindi questo martedì dice, io sarò a Scutari purtroppo con un altro servizio di interpretariato. Però le posso dare qualche contatto. E sono interprete, traduttrice e anche docente di lingua italiana. Prima l'Italia era il nostro primo riferimento, diciamo punto di riferimento. Anche la TV italiana, come abbiamo già parlato, era per noi per molti anni, anche negli anni della dittatura, è stata l'unica finestra per conoscere il mondo. Invece adesso i nostri giovani adesso non puntano solo alle università italiane come una volta. Molti vanno a studiare oltre, Germania, Francia, Inghilterra, Stati Uniti. Ahimè, l'italiano adesso lo imparano prevalentemente solo coloro che vorrebbero studiare in Italia oppure all'Università Cattolica di Tirana. L'URA è la voce ufficiale di tutti i politici italiani che passano di qua.
La sua vita ha avuto una svolta proprio a Bari. Bari, sono stata solo di passaggio, poco. Poi c'ho un altro ricordo di Bari triste, quindi uno scippo, quindi non te lo dico. Di tanti anni fa. A Bari vecchio. Questa la lasciamo perdere, in via Tommaso Fiore, me lo ricordo. Che poi ho fatto pure la denuncia, mentre no, all'epoca io studiavo, stavo a Trieste con una borsa di studio nel 94, nel lontano 94, quindi è successo purtroppo e poi niente. Questo ha cambiato un po' anche il mio destino, perché poi sono dovuta rientrare, ho fatto un concorso pubblico, ho iniziato a, perché ero già laureata in Albania, quindi sono rientrata, perché mi hanno scippato la borsa con tutti i documenti, permesso di soggiorno, tutto, quindi per rifare tutto ci voleva, era un'impresa all'epoca, quindi sono rientrata e ho fatto questo concorso pubblico e da allora ho insegnato all'università pubblica. Questo è il Palazzo del Re. Insieme a Lura vado a conoscere la sua amica Jeanette, la migliore imprenditrice donna di tutta l'Albania. Com'è essere una donna in affari qui in Albania? Non è facile, non è facile, perché gli albanesi sono molto maschilisti e in business devono essere più maschi che donne. Il rapporto con le ragazze è un rapporto madre-figlia, sorella-sorella. Loro sanno quando ci sono le necessità del laboratorio, del lavoro da consegnare e io conosco bene le loro necessità. Qua, se dentro sono 100 donne, io ho a che fare con 100 padri, 100 mariti e 100 fratelli. Perché qua viene tutta la famiglia che si interessa delle ragazze che lavorano. In che senso? Se non viene a lavorare la ragazza oppure se non riesce a produrre, se ha altri problemi, si vengono a interessare tutti qua. Perché la ragazza è tornata come a scuola. Io sono andata in Italia nel 1991 e dopo neanche 2 anni sono tornata in Albania. E mentre tornavo col catamarano, là ho incontrato un signore che aveva bisogno di me perché dovevo fare da interprete a 2 ragazzi che stavano parlando con lui, però che non parlavano l'italiano. E da allora non ci siamo più divisi per 12 anni. Abbiamo costruito tutti insieme, fin quando poi lui è venuto a mancare per una malattia molto grave. Ho trovato l'amore tra varie razze. È arrivato il momento di conoscere uno degli italiani di Durazzo, il pensionato nonché poeta e compositore Giuseppe Palumbo. Io provengo da Napoli, mi chiamo Giuseppe Palumbo, sono un autore di canzoni e nello stesso tempo sto in pensione perché ho lavorato presso la mia azienda di trasporto pubblico napoletano, la SEPSA, e oggi sono qui perché o tempo è tempo e noi non teniamo tempo e perdere tempo. Questa è una citazione di una tua poesia? No, è un mio detto. Dopo aver risentito più volte il detto di Giuseppe, non sono ancora sicuro di averlo afferrato fino in fondo. Lo lascio dunque alla vostra libera interpretazione. Il mio venire in Albania è stato anche questo, valorizzare la mia potenzialità intellettuale e difatti mi sono inserito anche nel contesto artistico. Giuseppe è sposato con una nota cantante albanese. Adesso ci dico cosa hai detto, però. Non ci capisco niente. Astendo sulle cose necessarie. Per me è difficile
per loro è più facile perché l'italiano uno non ci pensa. L'italiano e il napoletano sono delle lingue belle, calde e semplici, mentre invece questo per loro è facile, per me no. In fondo, per Socrate, l'uomo più sapiente è quello che sa di non sapere. Durazzo d'inverno è una città tranquilla e di notte non c'è molto da fare. Ma proprio di notte scopro che qualcuno sta girando un videoclip nella hall del mio hotel. Il suo nome è Noisy ed è un rapper da decine di milioni di visualizzazioni su YouTube. Il set è blindato, ma il concierge è davvero entusiasta di essere lì. Noisy oggi può essere considerato a tutti gli effetti il re di Durazzo. Può scegliere se uscire in Lamborghini o in Ferrari, ma è cresciuto a Londra, dove per anni è stato campione indiscusso nei tornei di street fighting. I like Durazzo. I'm actually able to live anywhere in the world, but I like this place. Durazzo is a very quiet city. Imagine we don't have a nightclub. There is no nightclub in Durazzo. You can search right now, search like to go. We are people of, we enjoy restaurants. We love restaurants. We have these connections, people from Durazzo with Italy, they love Italy. My father loves Italy. My mom, my whole family, we all like, they love the food about Italy, they love the culture, they love the place about Italy. The whole Albania actually does that, but Durazzo has a big thing with Italy because like, we're very close with Bari. I left the age of 10 in 1997 and went to London. The reason why is because we had a civil war in 1997, as we all know, and we my father and my mom, my young sister, we was able to make a document visa to Europe, and then from Europe we went illegally to London. I grew up in an environment in London, in ghettos of London, southeast in Woolwich, where music was part of the culture. That made me a naughty kid because the only way to earn respect and people to like me is from showing them at least I have power. And then the teacher called me, "You're so fucking noisy. You're a refugee. You have to be quiet and just learn things. Stop fucking screaming and stop making stupid stuff in the classroom." And all the kids was like, I was like, oh shit. When the teacher called me noisy, I was like, whoa. And then I wrote it down and it looked so good. But because I didn't know how to spell it, I wrote noisy with a Z. I thought it was with Z, but noisy is with S. That's the story. Big history, a lot of potential, but is losing a bit of her identity. As more we build new stuff in wrong places, more we're gonna lose identity. Instead of telling the country what they found is a treasure, they go and hide it and build on top of it, and they build skyscrapers, and that's how we're gonna lose identity. But if I ever become powerful in this country, I'm gonna change all that around. Somehow,
I will do my small changes in this place. I think it's a promise, eh? I film it. This is not a promise for you, this is a promise for me. I promise. But it takes time and it can be done. It can be done. Mentre il sole se ne va a Bari in un tripudio di colori pastello, mi basta mostrare un selfie con Noisy per farmi nuovi amici a Durazzo. You know this guy? Oh. Okay, no bravo, no bravo, no bravo. E se il futuro di questa città fosse davvero nella promessa di un rapper?